Voglio essere diretto, non voglio fare giochi di parole. Come può uno scoglio con Pio e Amedeo, il duo comico forse pugliese, non ho capito, non mi ricordo da dove venga e non mi interessa. Ho visto Ciao Belli l'anno scorso. Comunque, questo film, il nuovo di Pio Amedeo, è vergognoso. Uno dirà, ma perché c'è Pio Amedeo? Non ti piace la comicità Made in Sud? Anche, perché è un film orribile. Sì, cioè per carità, tutto, ma quello su cui voglio soffermarmi e dirvi è il messaggio che il film vuole dare, cioè di voi pensate che una commedia sia un qualcosa di leggero, comico, invece questo film Pio e Amedeo ci insegnano la bontà del delinquere, cioè per il film il messaggio è: non essere un avvocato, non studiare, non fare il sindaco, non fare il bene del tuo paese, ma delinqui, vai in prigione e abbraccia i bro che stanno in prigione, che hanno stuprato, ammazzato, bruciato case, estorto. Parla con i mafiosi, perché è cosa buona. Quindi vuol dire che il film porta un messaggio negativo. E il sorriso e il genuino senso dell'umorismo di Pio Amedeo non è inaccettabile. Capite a che cosa voglio arrivare? Ok, allora, ve lo devo dire per forza perché se avessi tanti iscritti, quelli che merito, non ve lo direi. Iscrivetevi e supportatemi perché ci vuole coraggio a dire queste cose. E se siete anche buoni di cuore, abbonatevi col tasto sotto, informatevi. Andiamo. Come può uno scoglio? Pio e Amedeo Nunziante. Diciamo subito che il lato tecnico non è malissimo, nel senso che Nunziante se la cava. Ho preferito Ciao Belli perché era un film più tranquillo, quasi sufficiente. L'anno scorso era quasi guardabile, faceva ridere. C'è il Nord contro Sud, anche qua. Ma qua è davvero becero. Di che cosa parla? Solito Pio che ha la faccia da uomo del nord, che è un mollaccione, è sabbia, usando le ardite metafore del film, sabbia che è uno che si deve candidare a diventare sindaco di Trieste, mi pare, una cosa del genere. Ma è un burattino in mano a avvocati, gente che ha i soldi e una famiglia fatta da questa donna con il padre, che lo sfrutta, insomma, è un uomo senza palle, perché il film, capito, è molto decore, capito? Riferimenti espliciti perché così la gente. No, ho riso 2 volte in tutto il film, ma perché giochi di parole, ma se no le battute sui peni e sul fottere le donne, quindi andate così, Pio Amedeo, che siete il meglio della comicità italiana. Ovviamente si scherza. Quindi un uomo senza palle, Pio, che a cui viene dato questo Amedeo, questo autista factotum, da questo prete che dà dei voti a questo Pio, quindi deve essere accontentato. Ma Amedeo è uomo vero, capito? Ex carcerato, uomo è scoglio lui, capito? C'ha le palle, voglio, ha le palle, uè, uè. E quindi cringe, cringe. È cringe, no? Con il film negativo, ancora di più, la morale che vuole dare, che vi ho detto, che è quella di inizio film, con questi momenti drammatici che vogliono essere anche un po' lezioncina morale da 4 soldi. Quindi, da un lato si vuole imbastire una trama che più o meno è accettabile per questo tipo di film, dall'altro si vuole far ridere, fallimentare, o almeno quelli del sud che abitano al nord, tutti. Oh, hai visto quanto è divertente? C'erano anche le canzoni melodiche napoletane. No, no, non fa ridere, non fa ridere. Quindi, trama, comicità e anche lezioncina morale da Pio e Amedeo. Potevo andare dove sapete, no? Pio e Amedeo, intendo. Detto questo, avrà qualche pregio sto film, non è il peggiore che abbia mai visto, è davvero brutto, ma non è il peggiore che abbia mai visto. Cosa funziona? La regia di Nunziante, che riesce a valorizzare gli ambienti, prima quello della strada e quello dei ricchi, quindi c'è questa contrapposizione. Le musiche, le canzoni sono belline, sono cantate bene, ok.
il montaggio abbastanza veloce e scorrevole, sì. Ancora, loro due, nonostante tutto quello che rappresentano, Pio e Amedeo intendo, sono stati in parte. Gli attori non sono orribili in questo film, questo voglio dirvi, è meglio recitato di tanti film impegnati che vedo. Quindi, riassumendo, in chiusura che poi vado a recuperare un film che è piaciuto a tutti, Wish. Ve lo porto lo stesso anche se con qualche giorno di ritardo perché ne voglio parlare, giusto così. So che farò 10 visualizzazioni ma non fa niente. E dicevo, che stavo dicendo? Sì, riassumendo, lato tecnico accettabile, storia inutile, messaggio abominevole, bruttissimo, davvero che rappresenta il sud, forse il lato peggiore del sud Italia. Quello che non voglio vedere, quello di cui non voglio sentire parlare, quello che fa ridere le masse. Ma guarda un po', ma guarda un po'. E il primo che mi scrive nei commenti, ma fatti una risata, è un film leggero, vi invito ad ascoltare e riascoltare il monologo, tra virgolette, del prete nelle ultime scene, perché quello non è leggero e divertente, ma sembra di vedere Pierpaolo Pasolini, quindi anche no, ecco, non mi scrivete fatti una risata, è un film leggero, il cazzo del cazzo, ecco, che anch'io sono volgare ormai. Ah, punto di forza. C'è un elemento, c'è un riferimento al LGBTQ, non fanno battute sul cazzo, sui trans. Mi sono stupito, ho detto, cosa? Niente battute sui gay, niente battute sui cazzi che vengono tagliati. Strano, molto molto strano. Va bene ragazzi, che bella visione, che bello questo 2023, si chiude proprio bene, proprio bello!